Ciao a tutti, oggi ci occuperemo per questa lezione numero 7 di un problema che riguarda praticamente tutti quelli che si avvicinano o comunque anche le persone che lavorano già da un po' di tempo sul compositing, ovvero estrarre chiavi decenti da green o blue screen. Cominceremo subito da qualcosa che sia effettivamente complicato, ok? Quindi non faremo il tutorial col green screen perfetto e uno pelato, ok? Perché quello lo sanno fare tutti, funziona perfettamente con Keylight o Primate al primo colpo quasi, con pochi accorgimenti, ma non sono situazioni che si presentano nella vita reale. Solitamente quando è che abbiamo dei problemi? Quando ci troviamo ad affrontare situazioni di questo tipo. Ovvero quando abbiamo tutti questi piccoli dettagli e vogliamo fare in modo di tenerne la maggior parte, ok? Non sempre è possibile tenere tutto, o meglio, è tutto possibile manualmente, quindi nel caso alcuni di questi capelli che verranno sicuramente persi, molto probabilmente questa parte qui, se il vostro supervisor lo vuole assolutamente, è sempre possibile ridisegnarli. Però quello di cui parleremo oggi è lavorare su un green screen complicato e risolverlo, ok? Quindi vedrete che arriveremo al punto dove di solito tutti si bloccano, e da lì vi farò vedere qual è effettivamente la soluzione per fare dei green screen efficienti, ok? Vi preannuncio che il trucco non sta nei keyer, ma sta nello spill e vi farò vedere di cosa sto parlando fra poco. Lavoreremo moltissimo coi canali, ok? La nostra arma principale sarà il nodo shuffle, quindi è molto importante che abbiate ben chiaro come funziona lo shuffle. Quindi ripeto un attimo velocemente. Lo shuffle prende dei canali in ingresso e butta fuori degli altri canali. In questo caso sto prendendo il rosso e viene buttato fuori nel canale rosso, il verde viene buttato fuori nel canale verde, il blu nel canale blu e l'alfa nell'alfa. Questo cosa vuol dire? Che la nostra immagine rimane assolutamente inalterata. Ok? Se per esempio prendo il canale rosso e gli dico anziché buttare il rosso nel rosso, butta il verde nel rosso. Adesso avremo i valori di rosso e verde sempre identici, ok? Perché sto usando il canale verde come mio nuovo canale rosso. Bene, allora partiamo facendo un green screen a mano, ovvero senza utilizzare nessun software di keying, ok? Nessun tipo di plugin. In questo modo vedete qual è, diciamo, la teoria che sta dietro. Cominciamo prendendo uno shuffle che chiameremo Red. In questo shuffle ci procureremo di estrarre unicamente il canale rosso. Quindi ogni canale in uscita, red, green, blu e alfa, sarà in realtà il rosso. Ok? Quindi adesso noi stiamo vedendo questa è l'immagine RGB, questo è solo il canale rosso. Se io seleziono il canale rosso della mia immagine e lo confronto con l'RGB in uscita qui, vedete che sono identici. Quindi sto ottenendo il mio canale rosso. Facciamo lo stesso con il verde. E come vedete adesso ho estratto due canali. Benissimo. Adesso facciamo questa piccola operazione. Merge. Ricordate che l'ordine in cui unite il merge è fondamentale, ok? Se io voglio sottrarre il verde dal rosso, devo selezionare operazione minus, che è qua, e sarà A minus B. Ok? Se invece volete sottrarre il rosso dal verde, dovete mettere le due input in questa posizione. Adesso noi vogliamo sottrarre il verde dal rosso, perché guardate un po' cosa succede quando facciamo questa operazione. Abbiamo un matte, ok? Non eccellente, però ha
abbiamo un matte. Qui abbiamo tutti dei valori negativi, come vedete. Se vedete qui, guardate qua, tutti i valori negativi, siamo sotto 0. Qui invece abbiamo dei valori che si sono livellati, ok? Adesso cerchiamo di rendere migliore questo matte con un bel gray e andiamo a aumentare il nostro white point in modo da cercare di avvicinarci a 1 qui. Ok, ci abbiamo anche superato. Manteniamo il nero qui all'interno, ok? Questo qui è un esempio di come creare un matte manualmente, ok? Se noi adesso invertiamo questo matte, vedete che c'è ancora un po' di noise qui. Anzi, prima di invertirlo lo clampiamo. Cosa vuol dire? Se voi guardate questo grade, vedete che abbiamo ancora un alfa negativo. Ok, i valori che superano 1. Col clamp andiamo a tranciare tutti questi valori, quindi abbiamo valori tra 0 e 1. Ok? È un modo per togliere alcune imperfezioni, per esempio se noi abbiamo un nero molto profondo, un nero meno 2 per dire, e questo ci crea dei problemi nel fare alcuni calcoli, possiamo clampare e il nostro nero diventa 0. Clamp possiamo anche decidere quanto usare come minimum e maximum. Ovviamente di default è stato 0,1. Quindi abbiamo clampato questo, abbiamo invertito, vedete che abbiamo un po' di noise qui, d'accordo? Adesso copio questo nel mio green screen. Ok. Vi ricordate che qui questo è il canale rosso. Okay. Abbiamo gli stessi valori per tutti i canali tranne l'alfa. Il nostro alfa è così, non va bene. Quindi noi vogliamo usare il matte dal canale rosso. Vogliamo prendere il canale rosso, che è questo, e usarlo come alfa di questo. Ok? Quindi adesso abbiamo la nostra immagine e nel canale alfa abbiamo il nostro matte. Ok, ora premoltiplichiamo ed eccoci qui. Ora vedremo come fare tutto ciò con Keylight e gli altri sistemi. Quello che spero che notiate è che questo di solito è il punto in cui cominciano a esserci problemi. Voi avete estratto la vostra chiave, non importa come l'abbiate fatto, e adesso c'è questo problema enorme. Come facciamo a rifinire questo verde? E questo sarà il tema principale di tutta la lezione, fondamentalmente. Bene, cominciamo a utilizzare invece i Keyer forniti da Nuke. Inizierei con Keylight, ok? Faremo la nostra dimostrazione utilizzando Keylight. Tutti i principi che guarderemo in Keylight si possono ritrovare in tutti gli altri Keyer, ok? Magari hanno dei nomi differenti o delle funzionalità. Un processo di funzionalità leggermente differente, per esempio, per quanto riguarda inside outside mask, per quanto riguarda la sequenza in cui si fanno le operazioni, primate per esempio è leggermente diverso da keylight, nel senso che in primate avete un menu dove seguite, diciamo, le operazioni una per una, quindi prima pulite il noise. Okay, prima scusate, selezionate il colore, poi pulite il noise del background, poi pulite il noise del foreground, matte sponge, restore detail, spill, fine tuning, ok? Sono tutte, queste sono le tre operazioni principali, queste sono tutte piccole operazioni che sono atte a cercare di ritirare fuori i dettagli e fare lo spill suppression. In Keylight tutte queste operazioni sono semplicemente organizzate in una maniera diversa, ok? Non è che non ci siano. Quindi cominciamo
dando un'occhiata a Healite. Inseriamo la nostra source e andiamo a prendere il nostro colore. Cominciamo magari su questo lato vediamo un pochino più di dettagli. Ora, non l'ho fatto prima questo esperimento, io spero che funziona. Vedo che c'è molta grana qui, qualche artefatto del JPEG. Speriamo che di riuscire ad avere un risultato ottimale. Cominciamo selezionando il colore di background. Control click per selezionare con scusate un attimo, questo qua non mi sembra proprio un verde. Ok, come vedete abbiamo il nostro alfa, abbiamo un sacco di noise. Quando lavoriamo con il green screen dobbiamo essere veramente cattivi, ok? Quindi lavoriamo sempre con una gamma più alta perché vogliamo trovare tutto il noise. Noi vogliamo evitare di avere un noise invisibile, ok? Che noi non riusciamo a vedere perché è tipo qui non vediamo che c'è noise, ok? Però quando guardiamo sul canale alfa vediamo che assolutamente c'è del noise. E questo noise andrà poi a sovrapporsi sul nostro background, quindi dobbiamo assolutamente ricordarci di eliminare tutto ciò che è noise, sia all'esterno che all'interno, ok? Perché queste aree saranno leggermente trasparenti. Come vedete, l'alfa è a 0.77, non è 1.0 come dovrebbe essere. Ok, adesso torniamo un secondo a eliminare questo noise qui. Per eliminare questo noise, ok, screen matte, e cominciamo a clippare il nero. Ok, vogliamo far andare via tutto questo noise, boostiamo ancora la gamma e qua ci siamo. Abbassiamo adesso la gamma verso 0 e col clip white invece faremo l'operazione inversa per ristaurare i punti troppo neri. Torniamo al nostro gamma A1 e questo è il nostro matte. Come vedete è estremamente duro, ok? Questo matte ha perso un sacco di dettagli e fondamentalmente immagino che sia una schifezza, ok? Guardate questi pixel, guardate queste forme. Ok, una prima cosa che potremmo fare è per esempio usare un pochino di screen dribbler, ok? Però ancora qua stiamo parlando di una qualità che non è assolutamente accettabile. Per esempio, se noi utilizziamo una constant, tanto per vedere quanto dettaglio abbiamo perso, questo qua è un po' stile previsioni del tempo, ecco, sicuramente non è adatto a un film, vedete? Soprattutto se confrontiamo con la nostra plate originale. Ok, abbiamo una perdita di dettaglio pazzesca. Ok, iniziamo con i metodi seri. Allora, come prima cosa, scordatevi di risolvere uno shot con un'unica chiave, ok? Utilizzeremo chiavi multiple. Questo cosa significa? Significa che utilizzeremo una chiave per i dettagli, una chiave per l'interno. Poi potrebbe anche succedere, questo green screen non è male, però può succedere di lavorare con di green screen molto peggiori. L'immagine che volevo utilizzare per questo esempio era questa, ok, che era veramente pessimo. L'unico problema è che sarebbe stata irrisolvibile perché, come vedete, la compressione JPEG di questa immagine crea degli artefatti che non ci avrebbero permesso di risolvere lo shot. Artefatti che non avete se girate con una 7D o comunque se riuscite a trovare del materiale buono. Questi sono chiari artefatti di compressione JPEG. Però capita di avere dei green screen così, ok? Non sono irrisolvibili. Basta seguire le stesse tecniche che vi mostrerò adesso, ovvero estrarre chiavi multiple. Questo verde è molto diverso da questo verde, quindi useremo una chiave qui e una chiave qui. Ok? Partiamo con la nostra prima chiave.
Questa qua sarà la chiave con cui vogliamo tenere i dettagli. Quindi adesso la nostra preoccupazione sarà quella di estrarre una chiave dove riusciamo a vedere i dettagli. Ok? Quindi partiamo con un primo tentativo. Ok, allora questa chiave, usiamo una constant per aiutarci, per vedere se siamo sulla strada giusta. Ok, non ci preoccupiamo di null'altro se non dei dettagli. Allora, questi dettagli non sono male, nel senso che abbiamo ancora, perdiamo qualcosina, però abbiamo quasi tutti i dettagli in posizione. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina di meglio. Per esempio, con un pochino di pre-blur. Ok, proviamo a tenere questa per ora, ok? E poi possiamo sempre chiaramente tornare qua e modificarla. Bene, abbiamo ricavato i nostri dettagli, adesso ci occuperemo di tutto il noise che rimane qua fuori. Key light, questa la possiamo chiamare key outside noise, come vi pare, insomma. Quindi adesso non ci preoccuperemo assolutamente dei dettagli, ci preoccuperemo unicamente di pulire il noise. Quindi, stessa operazione, andiamo a prendere il nostro screen color. Un po' più accurato, tutto questo. Ok. Guardiamo il nostro risultato intermedio, che vuol dire che abbiamo l'alfa con la chiave, ma non vediamo l'output finale, ok? Noi adesso lavoriamo praticamente solo sull'alfa. Quindi vado a togliere tutto questo noise, sparare sulla gamma per verificare che non ci sia assolutamente nessun noise, ok, e quindi qua abbiamo pulito la parte esterna. Ora, se io unisco questi due alfa, per riunire solo gli alfa, devo dire che voglio usare dal canale A solo l'alfa, dal canale B solo l'alfa, e voglio avere come output solo l'alfa. Ok? Adesso ho unito questo a questo e mi ritrovo con questo. Ok, voi direte, non è stato un grosso cambiamento perché abbiamo ancora tutto il noise fuori. Certo, ma se noi utilizziamo come operazione minimum anziché over, abbiamo dunque, l'operazione minimum è praticamente prende il valore minore tra i due. Quindi, se noi abbiamo qui un pixel che ha un valore in alfa di 0,25 e qui 0, il valore 0 verrà preso in considerazione. Ok? Adesso, qual è il problema? Se noi guardiamo il nostro outside noise e il nostro merge, praticamente non c'è differenza, perché tutti i dettagli sono chiaramente fuori dal nostro outside noise, ok? Vedete che abbiamo
questa differenza. E questo cosa vuol dire? Che quando mettiamo in minimum, i nostri dettagli vengono comparati con lo zero. Lo zero, essendo inferiore, viene tenuto e i nostri dettagli spariscono di nuovo. Come possiamo ovviare a questo problema? Beh, se noi dilatiamo questo matte, ok, il nodo si chiama erode, ma può fare le due operazioni, può erodere o dilatare, ok? Noi prendiamo un erode fast e io comincio a dilatare il mio alfa in questa maniera. Facendo così, voglio riuscire a dilatare il mio alfa finché sono sicuro che sia largo abbastanza per comprendere i dettagli. Ok, adesso i dettagli sono ancora fuori, quindi aumento il mio alfa. Ok. A questo punto, ecco la mia chiave. Dunque, ho fatto una piccola modifica perché, come vedete, questo plate ha questa barra bianca qui, ok? Adesso l'ho coperta con del verde in modo che non ci dia problemi quando facciamo la dilatazione, ok? Perché senza questa modifica, quando noi dilatiamo l'alfa, dilatiamo anche questa barra bianca e insomma non la voglio, quindi l'ho levata così. Bene. Questo è il nostro alfa, per ora. Quindi abbiamo i nostri dettagli, abbiamo ancora del noise fuori, purtroppo, questa qua sarà una dannazione che vi perseguiterà per sempre, ok? Però abbiamo, come dire, tutto il noise esterno, come dire, abbiamo già risolto questo problema del noise esterno, che non è una stupidaggine, vi ripeto, perché avere del noise supplementare sul background, che voi magari non vedete a occhio subito, ma ve ne accorgete quando avete già compilato e renderizzato, vi tocca tornare indietro e rifare tutto, e molto probabilmente correggendo quel noise vi spunteranno fuori altri artefatti. Quindi è bene fare le cose step by step e assicurarsi di aver fatto bene i compiti a ogni step. Dopodiché ci occuperemo di un ultimo problema. Terza chiave sarà la nostra chiave interna, ok? Quindi dove ci occuperemo di togliere tutto il noise che risiede all'interno del matte. Quindi key light è terza, e questa sarà invece inside noise. Quindi stessa cosa, prendiamo la nostra chiave qui e ci occupiamo dell'interno. Quando il nostro interno è perfetto, tipo adesso, abbiamo un'orrenda chiave qui, ma ce ne freghiamo perché abbiamo le nostre due chiavi precedenti che servono esattamente a questo, ovvero a mantenere i dettagli e a mantenere tutto fuori. Possiamo fare la stessa operazione. Riduciamo un pochino il nostro matte, ok? In modo da avere questa specie di core solido. E poi cosa sto sbagliando? Alfa, alfa su alfa. Eccoci qua. Ok, poi adesso qua possiamo fare un bel garbage e eliminare questo artefatto che sta venendo da non so dove, ma sono convinto che sia questo. Ah, probabilmente è questo marcatore. Facciamo così, eliminiamo il problema alla radice. Ok, infatti adesso dovrebbe essere sparito. No, non lo è. Va bene, faremo una
una garbage mat e elimineremo quel residuo. Ok? Però intanto abbiamo adesso tutto un mat bello solido qui. Come vedete abbiamo dei valori di alfa che sono un po' ballerini, sono 2 perché 1,9, ma a noi alla fine basta clampare tutto e torniamo ad avere dei valori accettabili. Facciamolo qui e siamo tornati nei range su cui poi vogliamo lavorare, ovvero tra 0 e 1. Ok, ma adesso andiamo a raffinare la nostra chiave. Come vedete abbiamo eliminato tutto il noise qua fuori, facciamo questa garbage mat adesso. Abbiamo una zona che sembra abbastanza decente qui, ok, dove abbiamo i nostri dettagli mantenuti. Sulla parte sinistra invece abbiamo ancora molto noise da eliminare, così come in cima alla testa. Quindi cominciamo a fare un test prima di tutto. Adesso copio questo risultato come alfa. Premoltiplico. Quindi vedete che noi abbiamo tutti i nostri dettagli. Adesso non vi preoccupate del fatto che ci sia ancora di verde. Noi vogliamo che i dettagli siano visibili e siano mantenuti, quindi abbiamo anche questo qua è tutto noise. Qui però abbiamo i nostri capelli. Ok, la qualità di questo plate non è eccezionale alla partenza, quindi non vedremo proprio il capello perfettamente perché c'è tanta grana, ci sono anche degli artefatti di compressione JPEG. Ok, però questa è una situazione in cui vi capiterà di trovarvi. Ecco, credo che è più facile che lavoriate su green screen del genere piuttosto che 2K girati con videocamere super professionali, eccetera. Quindi a voi interessa, immagino, riuscire a ottenere un risultato in situazioni abbastanza complicate come questa. Adesso che abbiamo premoltiplicato, facciamo un altro test con la solita constant. E se tutto va bene, vedete che non è affatto male. Abbiamo tutti i nostri dettagli qui. Abbiamo delle spigoli durissimi qua che aggiusteremo con un po' di blur. Però vedete che abbiamo tutti i dettagli. Ok? Queste sono le cose che fanno la differenza. Perché anziché avere lei che sembra ritagliata da un cartoncino, ok? Tutte queste cose qua ci sono sia capelli che noise. Ok? Cercheremo di tenere questa parte e eliminare quest'altra. Però comincia a essere un risultato accettabile. Bene, allora questi blocchi che abbiamo visto adesso provengono dalle nostre in e out matte. Come vedete abbiamo degli alfa abbastanza duri, quindi qui semplicemente ci basta aggiungere un bel blur. Facciamo anche di qua per sicurezza. Andiamo a guardare il nostro risultato. Prima, dopo, prima, dopo. Ok? Quindi qua stiamo cominciando ad avere. Se vedete, la forma dei capelli è abbastanza naturale. Abbiamo ancora del verde da togliere e del noise, però stiamo cominciando ad avvicinarci a un risultato che possiamo utilizzare senza problemi. Bene, adesso dando l'ultima occhiata ancora, decidiamo di creare delle chiavi specifiche per alcune aree problematiche, ok? Cominciamo per esempio per creare una chiave specifica per quest'area, ok? La parte alta della testa. Questa la chiamerò key top. Ok? E
andrò a prendere non un verde qualsiasi, ma andrò a prendere un verde che è esattamente nell'area che io voglio pulire. In modo che se avete differenze cromatiche, per esempio tra questo lato e quest'altro, quando lavorate su questo lato andate a prendere proprio un colore che sia vicino a questo lato, fregandovene se il risultato da quest'altra parte sia buono o meno. Ok? Quindi cerchiamo di vedere cosa riusciamo a fare con questo. Qualcosa del genere potrebbe essere. Allora, se per esempio osserviamo questa keytop e la confrontiamo con il Tails che abbiamo fatto prima, vedete che la nostra keytop è più pulita qui, ok? Qui in generale in realtà, però a noi interessa adesso che sia quest'area. Abbiamo i nostri dettagli, l'unica differenza è che nei key details, se vi ricordate, abbiamo usato un pochino di screen dribbler e questo è il motivo per cui è più soffice. Possiamo farlo anche nel nostro keytop. Prima darei un'occhiata al risultato su una constant. Vediamo cosa possiamo fare per questo. Ah no, ce li abbiamo, che non si vedevano sul bianco, però ci sono. Ok. Benissimo. Adesso possiamo fare un lavoro ulteriore con un nodo roto e andare a fare una pulizia ancora più accurata, quindi prendendo, scusate, ho sbagliato. Cercando di fino a qui e vogliamo questo. Ancora una volta, e questo vale sempre per tutte le questioni che hanno a che fare con il roto, cerchiamo di seguire le naturali curve, le naturali geometrie dell'oggetto che stiamo a cui stiamo facendo il roto. Ok, adesso abbiamo questa chiave e vorremmo fare in modo che questa chiave venga mescolata con questa. Per fare ciò si usa un nodo molto importante che si chiama KeyMix. Quindi importiamo il nostro KeyMix. Ok, KeyMix, tutti i canali vengono presi in considerazione. Il canale per la maschera è il nostro alfa, useremo il roto, e A e B verranno settati col metodo union, ovvero verranno uniti basandosi su questa maschera. Molto semplicemente significa che prendiamo il nostro DTS, prendiamo il nostro keytop, e abbiamo una via di mezzo, ovvero abbiamo il nostro key top unito a key details. Come vedete, la nostra parte key top è più pulita di quella di key details, quindi decidiamo di usare la nostra key top per questa parte, ok? Un'altra cosa, voglio un leggerissimo pre-blur, ecco qua. Va bene? Dopodiché dovete ricordarvi di adesso sostituire KeyMix alla nostra prima chiave in modo che questa chiave andrà a essere inserita nel nostro risultato finale. Tutto quello che adesso è all'esterno, quest'altro noise, non ce ne preoccupiamo ora, si toglie dopo molto facilmente. Usando qualche roto possiamo invertire, insomma ci sono varie tecniche. Per ora concentriamoci sul ricavare sul togliere il noise dalle aree
dove dobbiamo conservare i dettagli. Ok, ho messo in pausa 10 minuti per fare questo script. Adesso vedete che adesso andiamo a vedere esattamente cosa succede nodo per nodo, ma è semplicemente la stessa solfa reiterata a seconda delle aree delle quali ho bisogno, delle chiavi di cui ho bisogno, eccetera. Allora, come vedete, innanzitutto vorrei farvi notare che è ben diverso da mettere un nodo keylight, cliccare e aspettarsi un risultato, ok? Questo qui è più o meno metà del lavoro che abbiamo fatto, perché adesso c'è tutta la parte di spilling. Quindi capite bene che è un lavoro che prende tempo e che non a caso viene fatto nei dipartimenti. Soprattutto maggiore la qualità che dovete consegnare, più alto sarà il numero di ore di lavoro, non si scappa. Allora, andiamo a vedere cosa è successo qui. Queste outside noise, inside noise, key details sono le nostre prime tre chiavi, ok? Dopodiché abbiamo fatto questo rototop, che è key mixata tra key top, che è una chiave che ho preso qui in alto, e key details, usando come maschera rototop. Questo è il primo risultato. Ok? Secondo risultato, un altro key mix tra screen left, che è una chiave che ho preso circa a questo punto, ok, dove volevo salvare questo tipo di dettagli. Però siccome questa chiave non veniva molto bene, sono stato costretto a fare un roto abbastanza accurato, ok? Non è molto accurato, però abbastanza, ok? Meno garbage, un pochino più di precisione, tra virgolette, seguendo queste shape. Dopodiché questo secondo key mix è un mix tra il precedente key mix, questa chiave, che come vedete non ha screen pre-blur, e questo roto, e questo è il risultato. Ok? Sto tenendo tutti questi dettagli. Dopodiché abbiamo un terzo key mix, che è un risultato tra la outside noise, quindi tutta questa parte qui, e la chiave precedente, basato su cosa? Su questo roto qui, 1 e 2. Perché? Perché a questo punto cominciavo ad avere, scusate, non a questo punto, fatemi, ecco qua. Ok, qua non ho nessun tipo di dettaglio, non ho niente è soltanto noise, quindi ho fatto un garbage mat, ok? Ho fatto uno anche qua per togliere questo noise che era rimasto in alto, key mixandolo con l'outside noise, quindi ho pulito queste due parti, ok? Tutto qua. Ho riordinato un attimo lo script perché era disordinato, ma qui siamo arrivati a un punto che credo sia accettabile. Facciamo un test sulla nostra constant e direi che di dettagli ne abbiamo parecchi. Ok, c'è poco noise che volendo possiamo pennellare via nei fotogrammi in cui ci dà fastidio. Ok, abbiamo tenuto molti dettagli. Allora, adesso è rimasto un problema. C'è ancora del verde. Questo è un problema che non andrà mai via. Voi scordatevi di risolvere il problema del verde con 2 milioni di chiavi. Le chiavi servono a estrarre un matte decente. Il verde, sì, lo trattiamo con un metodo diverso, che è il metodo dello spill. Ok? L'idea di base è questa. Perché si usa il colore verde? Perché è un colore che stacca molto. Ok? Rispetto al colore della pelle, rispetto al colore dei capelli, è un verde molto brillante, molto acceso, quello che si usa di solito, proprio perché stacca molto, proprio perché si trova poco negli oggetti di uso quotidiano e proprio perché è facile da isolare e quindi è facile per noi ricavare un matte. Questo cosa significa? Che è esattamente un colore scelto appositamente per saltare all'occhio. Quindi il trucco qual è? Quello che i residui di verde semplicemente
li cambiamo, facciamo un cambiamento di colore basandoci sul plate su cui stiamo andando a inserire il nostro green screen. Mi spiego. Se voi avete un plate di una città tipo Sin City, che ne so, grigia, ok? Questo verde andrete a cambiare tonalità per farlo diventare grigio. È già un verde semitrasparente, perché voi adesso qua vedete che quasi non si vede la traccia di verde, cioè si vede qui, ma nel dettaglio già quasi, quasi l'abbiamo persa. Mentre se la vedete su nero è molto ovvio che ci sia questo verde, ok? Però l'alfa è semitrasparente, quindi noi se cambiamo colore a questo, vedremo questi dettagli muoversi, ma li vedremo del colore che ci aspettiamo. Voi vedete già la differenza incredibile che c'è tra guardare questo e guardare questo? Ok, sembra che molto il verde vada via, non va via. È semplicemente che è già molto tenue, ma sul nero stacca molto. Su bianco si nota molto di meno. Se poi andassimo a cambiargli il colore da verde a bianco, non si noterebbe più. Bene, cominciamo con la seconda parte del tutorial. Ho importato questo fondo. Ok, quindi cominciamo a scegliere un fondale sul quale matcheremo il colore del nostro spill. Quindi, innanzitutto andiamo a guardare come i nostri dettagli siano assolutamente in posizione e sono abbastanza contento del risultato. Ok, non abbiamo nessun tipo di guardate qui, non abbiamo nessun tipo di buco all'interno della figura. Abbiamo ancora questo verdone da eliminare, ma il risultato per ora procede sulla buona strada. Ok, iniziamo a introdurre il concetto dello spill suppression. Ok, allora fate molta attenzione perché adesso comincerà a diventare incasinata, perché sono tutte operazioni tra canali. Partiamo con la cosa più semplice, un nodo espressione. Ok, nodo espressione, mettiamolo qui prima di moltiplicare. Come vedete, possiamo scrivere un'espressione che vada a influire sul canale rosso, una sul verde, una sul blu, una sull'altro. Noi vogliamo fare in modo che questo green venga attenuato. Ok? Partiamo con la cosa più semplice. L'operazione più semplice di spill funziona in questa maniera. Noi diciamo, se il verde, quindi prendiamo per esempio questo pixel, vedete che il verde ha un valore di 0,076. E il rosso ha valore di 0,01. Se il verde è maggiore, scusate, se il verde è maggiore del rosso, questo è il modo di scrivere se il verde è maggiore del rosso, allora in quel pixel voglio il canale rosso. Altrimenti lascia il canale verde. Ok, quindi vuol dire se un pixel, tipo questo pixel, ha un valore di 0,07, questo pixel dopo l'espressione avrà un valore di 0,01, perché se il verde è maggiore del rosso, allora userò il valore del rosso. Ma se il rosso è maggiore del verde, come in questo caso, allora lascia il canale invariato. Come vedete, su di lei non abbiamo il minimo effetto, ma su tutto il nostro green screen è stato attenuato. Quando premoltiplichiamo per il nostro alfa, vedete che abbiamo un'attenuazione generale dei green. Andiamo a vedere sul nostro sfondo, con, senza, abbiamo tolto già un po' di questo alone verde. Dunque, faremo una piccola variazione in realtà. Le tecniche avanzate di spilling le faremo un'altra volta perché mi prende un altro paio d'ore e in realtà devo uscire. Quindi vi farò vedere, vi ho già mostrato la prima espressione, vi mostrerò due espressioni diverse da utilizzare in combinazione e vi mostrerò come fare il color matching col vostro plate.
che già questo vi darà un risultato ottimo. Se avete pazienza qualche giorno torneremo con lo spilling avanzato. Quindi, torniamo al nostro play. Abbiamo detto che prima inseriamo la nostra espressione. Quindi abbiamo detto se green, tu hai fatto un'operazione del canale verde, è maggiore di rosso, allora rosso, altrimenti green. Ci rimane altro verde. Qui possiamo fare un'altra espressione che fa la stessa identica cosa, ma compara il verde con la media tra il canale rosso e il canale blu. Quindi se green è maggiore di canale rosso più canale blu diviso 2, che è la media, allora lo sostituiamo con la media. Altrimenti green. E questo ci dà un supplementare di spilling. Ok? Prima, dopo e dopo ancora. Ok? Noi premoltiplichiamo questa cosa qui e vedete che comunque abbiamo già eliminato un bel po' di spill. Ok? Eravamo in questa situazione, adesso siamo in questa. Ok, perfetto, adesso abbiamo un altro problema. Questo qui non ha a che fare col green screen, questo green screen è quasi completato in realtà. Con qualche tecnica avanzata di spilling potremmo migliorarlo leggermente, vedremo come farlo la prossima volta, però se vedete abbiamo i nostri bei dettagli qui. Ah, dobbiamo soltanto rendere un pochino più soffici queste parti, secondo me. Comunque adesso sapete come fare. Una cosa molto importante è integrare il vostro play, ok? Perché voi potete anche fare un green screen fantastico, ma se si nota che questo è stato girato da una parte e questo è stato girato da un'altra, potete tenere tutti i dettagli che volete, ma è chiaro che lei non si trova qui, ok? Quindi voglio insegnarvi una tecnica fantastica per il color matching. Prendiamo un color lookup. Color lookup non sono altro che curve. Ok? Questa è il master. Abbiamo x0, y0, x1, y1. Che cosa significa? Significa che ogni valore che entra, ok? Diciamo che noi prendiamo questo valore qui, questo valore qui, ok, rosso è 0.246, verde è 0.08 e il blu è 0.04. Questo significa che se noi mettiamo la nostra curva qui, ogni valore che entra come 0 esce come 0, ogni valore che entra come 1 esce come 1, ogni valore che entra come 0.5, spostato leggermente involontariamente, 0.5 esce come 0.5, ok? Questo significa che quello che voi inserite nella curva esce tale e quale, ok? Perché adesso è settata in modalità default. Per disegnare un nuovo punto sulla curva, Ctrl Alt clic, ok? Questo è il master, questo è il canale rosso, questo è il canale verde, questo è il canale blu, questo è il canale alto. Allora, tutto ciò che entra nella curva esce esattamente invariato. Facciamo un piccolo esempio. Se io prendo il valore più alto, x uguale 1, anzi, facciamo un esempio ancora più. Andiamo a prendere questo valore qui, esattamente questo valore qui, e canale rosso. Questo valore qui, Ctrl Shift e clic, è 0.55518. Allora io creo un nuovo punto, 0.55518, 0.055518, invio, e y 0.55518. Bene. Adesso ho identificato sulla mia curva dove questo punto è, ok? Infatti è 0.5 più o meno a metà.
La X indica le input, la Y indica le output. Quindi se io adesso abbasso questo, vuol dire che tutto ciò che entra col valore 0,55 diventerà 0,3. Ok? E io se adesso vado a controllare il valore di questi pixel è 0,3. Tutto si è abbassato di conseguenza, ok? Quindi adesso qualsiasi punto che prima, il punto che prima era qui, adesso si trova qui. E con questo si fanno le correzioni colore. Ok? Qua adesso possiamo aumentare i rossi, diminuirli, fare tutto quello che vogliamo. Bene, a cosa serve questo? Questo ci fornisce un tool straordinario per la correzione colore. E vi mostro a cosa alludo. Prendiamo una nuova color lookup. Guardiamo la nostra immagine compositata. Ok, fa schifo. Andiamo nel canale rosso. Allora, andiamo a trovare nel plate originale un punto di nero. Direi che il punto più scuro è questo o questo. Ok? Poi un punto di bianco. Lasciare perdere la nebbia, perché questo qua mi sembra un po' di sovraesposta, però noi sappiamo che queste strisce, ok, sono in teoria bianche, ok? Quindi noi facciamo così. Adesso stiamo applicando la curva alla ragazza, però stiamo guardando la nostra strada. Andiamo a campionare una parte, un valore scuro, ok? Ctrl Shift clic. Stiamo lavorando sul canale rosso. Questo sarà il nostro punto più nero. Quindi tutto ciò che prima era 0, adesso sarà 0,00243. Facciamo la stessa cosa col bianco. Tutto ciò che prima era bianco, prendiamo questo. Tutto ciò che prima era 1, adesso diventerà 0,16686. 8, 6, canale verde, partiamo dal bianco visto che c'è dentro selezionato, possiamo fare tutto in una volta, 0,19391, canale blu, 0,16732. Torniamo al nostro verde. Vediamo cosa è successo. Abbiamo un cambiamento chiaramente nel nostro colore. Abbiamo portato i toni più scuri, i toni più chiari a matchare. C'è qualcosa che non mi convince nel canale, vediamo cos'è quello che ho fatto prima, qual è la differenza. Abbiamo un verde 10 874 19, allora ho preso un campionato male, effettivamente 0,10874. Ho campionato da un punto peggio. Ah sì, giusto, scusate, prima avevo campionato da un punto migliore semplicemente, che era questo bianco qui. Vi faccio vedere con questa color lookup. Scusate, adesso vi faccio rivedere. Questo è il risultato che ho ottenuto prima. Come vedete è molto più pertinente, cioè, lei sembra essere, come dire, sembra che il suo colore reagisca a tipo di illuminazione. Il colore che ha lei corrisponde con il colore del plate, ok? L'illuminazione non esattamente, perché quella lì andrebbe, per esempio secondo me qui dovremmo fare un boost di tutti gli highlights, perché lei ha questa grande luce bianca dietro che dovrebbe dare qualche piccolo riflesso qua in cima, tipo light wrap. Però vedete che i suoi toni sono molto simili a quelli del plate.
per questo avevo campionato questo nero, ma il bianco l'avevo preso da qui, da una di queste chiazze, ok? Non dalle strisce. Quindi vi rifaccio vedere i valori. Sono questi. Così potete confrontarli con i vostri, vedere se avete preso valori in un campo simile. Ok, e quindi noi siamo partiti da un plate che sicuramente non è di alta qualità, ok? E siamo riusciti ad avere un compositing che è tutto sommato convincente, per questo possiamo giocare con. Ok, possiamo fare piccole variazioni per farla sembrare il nostro gradimento. Però siamo riusciti a terminare con un green screen buono, abbiamo conservato i dettagli e abbiamo fatto un minimo di integrazione con il fondale. Ok? A fine di questa settimana, promesso, pubblico i tutorial sul despilling avanzato. Spero che questa lezione sia stata utile. Mi sono arrivati un po' di mail chiedendo se potevo fare delle dimostrazioni su dei video, ok? Quindi su dei filmati anziché su singoli fotogrammi. La risposta è che purtroppo non posso perché mi prenderebbe veramente troppo tempo. Vedete, per esempio, per un singolo fotogramma del genere ci è voluto parecchio. Solitamente per uno shot, per fare un green screen completo su uno shot equivale più o meno a una giornata di lavoro, e questo vorrebbe dire che se io mi metto davanti al computer ci metto 8 ore a fare tutto uno shot completo, tutti i fotogrammi di un green screen senza spiegarlo, ci metto 8 ore facendolo, ok? Se dovessi spiegare passo per passo fino ad arrivare al punto di perfezione, capite bene che dovrei fare dei tutorial da 12 ore e non ho assolutamente tempo. Quindi questo è lo step in più che dovete fare voi, chiaramente. Se qui avete tutti gli strumenti per riuscire a farlo. Il resto è come quando, come un falegname per esempio, fa un tavolo, ok? Se c'è una piccola incisione su un piccolo fregio su una manopolina è perché il falegname l'ha fatto a mano, ok? Qui è la stessa cosa. Il metodo è questo, il metodo sono i rotoi, i key mix, le chiavi, il blur, delay, tutte queste cose qua. Però poi sta a voi, se c'è un problema che non va via, non c'è un modo per farlo andare via, lo ritagliate, fate un piccolo rotto e lo togliete. Ok? E questo è quello che poi distingue il fatto dei green screen che fanno su Harry Potter da quelli che potete fare voi, magari che dovete farvi 10 minuti di filmato con una sola chiave. Per fare 10 minuti di filmato con una sola chiave, se dovete farlo a qualità cinematografica, potete spenderci sopra un mese o quello che è, ok? Quindi la differenza sta nel conoscere le tecniche chiaramente e nel fatto di applicarle il più velocemente possibile, ma basandosi sul tipo di risultato che volete ottenere, ok? Se deve essere tutto perfetto al 100% ci vuole tempo, fine della questione. Quindi vi saluto e spero che proviate questo tutorial del vostro gradimento. Ciao a tutti!